Allora, benvenuti, buonasera, proviamo a vedere con Blender, cioè in pratica JAS, perché è una versione di Blender che facilita la costruzione degli Sculpted, come fare un anello di Moebius. Quindi siamo qua, cancelliamo l'oggetto che abbiamo e creiamo un oggetto di tipo Sculpt Mesh. E questo Sculpt Mesh che creiamo sarà un toro, perché l'anello che vogliamo fare di Moebius, appunto essendo un anello, è un toro X. Qui mettiamo 8x32, nel senso che lo facciamo un pochino più allungato come quantità di vertici, di anelli, in modo tale da poterlo scolpire meglio. Gli mettiamo, ecco, vedete che è diventato nero, quindi dobbiamo ridurre un po' i livelli perché altrimenti non ce la facevamo, e poi gli riduciamo il raggio a un valore minimo. Facendo così abbiamo costruito, vedete, un anello. Adesso noi andiamo nella visuale giusta, quindi premo 1 sul tastierino numerico, vado in Edit Mode con Tab. A questo punto voglio allargarlo un po' per avere un anello ben visibile, quindi faccio Size S, poi premo X perché vedete che qua c'è l'X, voglio allargarlo lungo l'asse X, quindi lo allargo un po', confermo col tasto sinistro, e vedete che abbiamo un bel anellino che adesso andiamo a moebiuzzare. Come facciamo per moebiuzzarlo? Ecco, qui ci sono i trucchi. Quindi innanzitutto andiamo qua e togliamo la visualizzazione dei vertici nascosti, vedete, quindi adesso abbiamo solo questi, deselezioniamo tutto con A e poi dobbiamo tagliarlo. Quindi per tagliarlo andiamo sulla selezione per faccia, questa, facciamo Alt e clicchiamo, ecco, no, quindi col tasto destro del mouse, ecco, sì, proviamo, abbiamo provato un paio di volte finché non ci ha capito la striscia che vogliamo tagliare, facciamo canc e cancelliamo le facce, così abbiamo il nostro anello tagliato. A questo punto dobbiamo selezionare, quindi andiamo in modalità edge, selezioniamo tutto un cerchio di edge, questo, e questo cerchio di edge dobbiamo ruotarlo di 180 gradi. Ci viene in aiuto una funzione molto nascosta di Blender che permette di allineare secondo una visuale che è perpendicolare alla faccia selezionata. Questa funzionalità viene ottenuta col tastino asterisco e il tastino numerico. Se io premo il tastino numerico asterisco e poi gli dico R, allora la rotazione viene fatta attorno alla normale. Quindi se io faccio ruoto di 180, scrivo 180 sul tesserino, invio, vedete che lui effettivamente me l'ha girato, questa serie di vertici di 180 gradi, esattamente lungo la normale, cosa che altrimenti sarebbe stato pressoché impossibile o comunque non perfetto. Vado a fare adesso una serie di rotazioni sempre progressive, quindi adesso siamo arrivati a 180 gradi, ma dobbiamo fare in modo tale da arrivare a zero, quindi cioè, prendiamo un'altra fila di punti qua, premo asterisco e faccio ruotazione di 160, quindi praticamente ruoto progressivamente fino ad arrivare, il mio ideale è ad arrivare a zero, quindi con 10 file di punti dovrei arrivarci. Andiamo avanti, prendo quest'altra fila di punti, asterisco, ruoto 140, poi prendo un'altra fila di punti, questa, asterisco, ruoto 120, vedete che mi sta continuando a girare fila di punti, vado in ordine, prendo ancora quest'altra fila di punti, asterisco, ruoto 100, questa si è ruotata, andiamo a questa fila di punti successiva, sto sempre usando Alt e tasto destro del mouse, faccio asterisco tastierino numerico, ruoto 80, poi vado a prendere l'altra, Alt asterisco ruoto 60, faccio Alt asterisco ruoto 40, siamo quasi, questa è l'ultima, faccio Alt asterisco ruoto 20 ed ecco che abbiamo il nostro Moebius quasi pronto. Adesso non preoccupatevi che sembra un pochino fatto male, cioè un po' ruotato in maniera strana. La cosa principale a questo punto è andare a cercare di ricucirlo assieme, quindi facciamo taglio e cucito. Taglio e cucito, andiamo in modalità
selezioniamo dei vertici, questo, e poi selezioniamo dei vertici che vogliamo ricucire, quindi facciamo shift questo vertice, shift questo, e delineiamo con shift, shift, quattro vertici che fanno una faccia. Facciamo F, F compone la faccia partendo dai quattro vertici. Ripeto il meccanismo selezionando questo. Ah no, ho premuto alto, scusate. Devo premere invece, allora clicco un attimo. Devo premere il vertice con il tasto destro del mouse, shift questo, shift questo, shift questo, F. Poi ripeto, facciamo questo vertice, shift questo, shift questo, shift questo, F. E poi continuo, faccio vertice, shift F, shift F, shift F, face. E vado dietro, quindi faccio vertice, shift F, shift F, shift F, F, poi vertice, scusate, vertice, shift F, shift, shift tasto destro, scusate, l'F è solo la fine, faccio F, vertice, shift seleziona, shift seleziona, shift seleziona, F. E mi è rimasto solo l'ultimo. Ah, qui forse ho premuto male, faccio CTRL Z perché ho selezionato un vertice sbagliato. Quindi faccio di nuovo il tasto destro, Shift, 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 F, ok. Poi il tasto destro, Shift, Shift, Shift. F. E a questo punto vedete, è venuto questo oggettone, ma non è ancora di mio gradimento perché vedete che è un po' bruttino. Per averlo di mio gradimento, devo fare un po' di smoothing, cioè devo fargli chiedere a lui di smoothare questa cosa. Basta selezionare tutti. Ah, ho selezionato tutti. E poi vado a prendermi il. Allora, aspettate che prendo sotto la selezione, eccetera. Ecco, andiamo sotto. Vedete che noi abbiamo la possibilità di fare smoothing di tutti i punti. Allora, facciamo smooth e gli facciamo lo smooth cliccandolo più volte finché lui non si è un po' aggiustato e fin qui noi non siamo contenti di ciò che ha fatto. Allora, come vedete, facendolo un po' di volte si ottiene un effetto che, a seconda dei nostri gusti, può diventare più o meno piacevole. Okay? E questo è già un anello di Moebius. Ma c'è una cosa, se voi guardate sulla Sculpted Map adesso, vedete che non è più una Sculpted Map fatta per bene. Quindi vuol dire che questo oggetto non va bene. Per riuscire a creare uno Sculpted vero da questo oggetto, dobbiamo rifare la Sculpted Map, ma non la possiamo fare a mano, dobbiamo chiedergliela a Jas di farlo. Per ottenerlo dobbiamo andare in Object Mode, quindi Tab, e a questo punto andiamo c'è una funzione di script qua, in cui ci dice Sculptify Objects. In questo modo l'oggetto viene praticamente ricalcolato, ricomputato. Quando vado in modalità adesso Edit, posso di nuovo ricalcolare, fare il bake del Sculpt Mesh, quindi rifare il baking, e rifacendo il baking lui mi ricalcola la Sculpted Map, vedete? E questa Sculpted Map adesso dovrebbe andare bene. Per essere sicuri che sia una Sculpted Map adatta, posso salvarla, poi posso portarla in Second Life, però qua posso anche già fare un controllo, cioè posso importarla come Sculpti. Vedete che lui me l'ha importata e posso vedere se questa Sculpted Map è valida o no. Vedete che è leggermente meno definita rispetto al modello su cui stavo lavorando, ma comunque a tutti gli effetti è accettabile, cioè non ha grandi difetti. Questa Sculpted Map portata su Second Life dovrebbe vedersi abbastanza bene. E con questo ho concluso, diciamo, la lezione di stasera. Spero che abbiate gradito e che soprattutto vi sia piaciuto, diciamo, questi strumentini tipo l'asterisco per riuscire a ruotare in maniera normale alle superfici indicate, lo smoothing che avete visto che fa miracoli, e insomma, cioè, partendo da questi piccoli strumenti e con un po' di fantasia si possono fare grandissime cose. Grazie, ciao.